Buongiorno, bentrovati alla prima edizione del TG6. Noi apriamo questo nostro telegiornale parlando di quello che è accaduto questa mattina al porto turistico di Pescara, perché nel giorno dell'annuncio dell'avvio con dei collegamenti tra Pescara e la Croazia è arrivata la dura critica dell'amministratore delegato della SNAV Raffaele Aiello, che ha annunciato e ha detto: questo è l'ultimo anno del collegamento, non ci sono né le condizioni né i numeri per proseguire. Vediamo il servizio di Francesca Romana Testi. Aspettiamo un porto decisamente diverso, un porto che si chiami Porto. Parole dure da parte dell'amministratore delegato di SNAV, che annuncia grosse perplessità per la stagione che si apre, problemi di fondali e numeri non confortanti. A Pescara manca il pescaggio, che è la cosa più importante di ogni porto, cioè noi abbiamo bisogno di un battente di 5-6 metri d'acqua e oggi ce ne abbiamo 3. Per quanto riguarda il flusso dei passeggeri, è soddisfacente per SNAV? No, assolutamente no. Però ripeto, stiamo facendo quest'ultimo tentativo nella speranza di fare i numeri che ci porti almeno a un break even. Ma se non cambia un po' la struttura portuale, credo che l'anno prossimo non ci saremo più. Anche il presidente della Camera di Commercio ricorda lo sforzo fatto, soprattutto economico, per sostenere la presenza della società di navigazione ad alta velocità. Novità che andremo direttamente sull'isola, che è il principale attrattore della costa croata, che è la meta più scelta dai flussi turistici, che è appunto Hvar, con un mezzo che appunto porta solo passeggeri. Che l'ultimo anno che la Camera di Commercio ha questo contratto con SNAV. È un anno di chiusura che ci dà la soddisfazione di aver tenuto in vita questo collegamento. I problemi sono conosciuti, sono noti. L'attesa è quella di un intervento che renda i fondali più profondi, come da anni chiedono a gran voce tutti i rappresentanti del comparto. Lamentano l'assenza di un porto con un giusto pescaggio e anche l'assenza di numeri per la SNAV e si rivolgono al governatore. Ma allora, per quanto riguarda il porto, stiamo facendo i miracoli. Abbiamo assegnato qualcosa come 15 milioni di euro in aggiunta ai 3 milioni e mezzo già appaltati. 15 milioni andranno in gara nei prossimi giorni, poiché finalmente il piano regolatore portuale ha conosciuto la piena maturità da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. È intervenuta questa maturità perché il governo Renzi, con Matteo Renzi a capo, ha saputo produrre la Madia, la norma della Madia, che rivoluziona i tempi di istruttoria del Consiglio Superiore. E sempre a Pescara questa mattina istituzioni politiche, rappresentanti della giustizia, l'arcivescovo di Pescara Penne Tommaso Valentinetti e gli ambasciatori di Nuova Guinea, Burkina Faso e Afghanistan hanno partecipato al convegno promosso dalle opere missionarie francescane dei frati minori d'Abruzzo per parlare di immigrazione. Immigrazione, politica, tessuto economico e paura del diverso. Una sintesi degli argomenti che scaturiscono da un incontro congiunto che ha visto i rappresentanti delle ambasciate del Burkina Faso, Nuova Guinea, Afghanistan e Lega Araba incontrare istituzioni politiche, rappresentanti di Confindustria, Ordine degli Avvocati e l'arcivescovo di Pescara Penne, Monsignor Tommaso Valentinetti. Tanti punti di vista che confluiscono sull'idea di accoglienza. Una delle chiavi di lettura di questo processo di immigrazione che abbiamo può essere proprio quella di creare fuori dall'Italia, in questi paesi, sistemi di economia e la presenza dell'impresa. L'impresa poi va nei paesi dove trova stabilità politica, sistema bancario maturo e possibilità di sviluppo. Noi istituzioni dobbiamo riflettere sul senso di appartenenza alle istituzioni, ma allo stesso tempo il concetto di accoglienza per noi deve essere un aspetto, diciamo, incontrovertibile di fronte al quale bisogna soltanto immaginare un'organizzazione efficiente per evitare gli servizi che ne vengono fuori. È Monsignor Valentinetti a lanciare l'invito più importante, quello a non essere vittime di strumentalizzazioni politico-economiche e ricordare che la paura distorce spesso anche i valori più sani e radicati, comprese le coscienze. Perché queste persone sono esseri umani e in quanto esseri umani vanno rispettati ed accolti. E in quanto uomini e donne create da Dio, sono figli del Signore, anche se hanno una religione diversa dalla nostra. E allora credo che sia importante e fondamentale avere questa attenzione e soprattutto non lasciarsi
strumentalizzare dalla paura, perché la paura è cattiva consigliera in queste situazioni, e lasciarsi strumentalizzare soprattutto di chi forse da una parte vuole speculare cercando fette di consenso politico e dall'altra parte vuole speculare perché magari su questa presenza degli immigrati si possono guadagnare dei bei soldini. Cambiamo pagina e parliamo di elezioni, perché domani anche gli abruzzesi torneranno alle urne per il rinnovo di 72 amministrazioni comunali. Tra i centri maggiori in cui si voterà ci sono Sulmona, Lanciano, Vasto, Francavilla al Mare e Roseto degli Abruzzi. In provincia di Teramo, oltre a Roseto, si vota a Bellante e Castellalto. Vediamo il servizio. Roseto degli Abruzzi al voto, comune di 25.487 abitanti della provincia di Teramo, affacciato sul mare Adriatico e compreso tra le foci dei fiumi Vomano e Tordino, è uno dei maggiori comuni della costa teramana e dopo il capoluogo è il più popoloso nella sua provincia di appartenenza. Nell'ultimo decennio Roseto è stata interessata da un notevole incremento demografico, grazie allo sviluppo di alcune zone residenziali affacciate sull'Adriatico. A presentarsi come candidati sono il sindaco uscente Ennio Pavone, con Futuro In, Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale, Popolari per Roseto, Forza Italia, Destra Sociale e Pavone Sindaco. Rosaria Ciancaglione con Un'altra idea di Roseto, Roseto Progressista, Roseto nel Cuore, Abruzzo Civico, Roseto Unita e Roseto Futura. Sabatino Di Girolamo per il PD e le liste Di Girolamo Sindaco e Roseto Protagonista. E ora andiamo a vedere invece per quanto riguarda la provincia di Chieti, dove si voterà. Abbiamo detto che i centri maggiori sono Lanciano, Vasto e Francavilla al Mare, ma cittadini alle urne anche a Casalbordino e San Giovanni Teatino. Vediamo la scheda. Sono quattro i candidati sindaci per il comune di Francavilla al Mare, decimo comune d'Abruzzo per numero di abitanti, sono 25.467. Antonio Luciani, sindaco uscente, che si ripresenta con la lista civica Francavilla con Luciani sindaco, sostenuta dalla lista civica Valori in Comune, con l'altra lista Sì per Francavilla, Partito Democratico e la lista Francavilla Unita. Livio Sarchese per il Movimento 5 Stelle, Pantaleone Alessandro Mantini per Forza Italia, sostenuto da Rivoluzione Cristiana, Noi con Salvini, Lista Civica Viva Francavilla e Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale. Stefano Di Renzo di Abruzzo Civico, sostenuto da Lista Civica Solo Francavilla e Uniti a Sinistra per Francavilla al Mare. Lanciano conta 35.624 abitanti. Comune della provincia di Chieti rappresenta il centro più importante del comprensorio sangro-aventino. Per le elezioni 2016 vede sfidarsi tre candidati: Mario Pupillo, sindaco uscente e contemporaneamente presidente della provincia di Chieti, che si presenta con le liste Insieme a Sinistra, Lanciano Vale, Progetto Lanciano, Lanciano in Comune e il Partito Democratico; Tonia Paolucci si presenta con la lista Signora Lanciano, Libertazione Cittadini, Tonia Paolucci sindaco e Casa Pound Italia. Enrico D'Amico si presenta con Lanciano al Centro, Forza Italia, Movimento Popolare Nuova Lanciano, Noi con Salvini, Lanciano Popolare UDC, Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale, Lanciano 2021. Vasto al voto con i suoi 41.033 abitanti, è il settimo comune più popolato d'Abruzzo, il secondo della provincia di Chieti. A concludere i suoi due mandati consecutivi è Luciano La Penna e a presentarsi come candidati sono Ludovica Ceri per il Movimento 5 Stelle, Massimo Desiati per Vasto 2016, Unione Vasto Tagliente, Progetto per Vasto Desiati, Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale e Forza Italia, Edmondo Laudazzi con il Nuovo Faro e Rinascita Vasto, Francesco Menna con il Filo Comune, Città Virtuosa, Partito Democratico, Avanti Vasto, Sì per Vasto e Massimiliano Montemurro con Democrazia Cristiana e Vasto la Mossa Giusta. Parliamo ancora di elezioni, parliamo anche della provincia di Pescara, della provincia dell'Aquila. In provincia dell'Aquila il centro più importante dove si tornerà alle urne è quello di Sulmona. Nella città ovidiana si preannuncia battaglia tra i vari candidati. In provincia di Pescara si vota a Penne, Popoli, Colle Corvino e Manoppello. Vediamo.
Si è chiuso in anticipo il mandato di Giuseppe Ranalli al comune di Sulmona. Dopo giorni di crisi e divisioni interne, i nuovi consiglieri hanno sottoscritto le dimissioni, portando all'inevitabile scioglimento del consiglio comunale e alla caduta del sindaco eletto nel 2013. A candidarsi, a poco più di 3 mesi dall'accaduto, sono in 6: Elisabetta Bianchi per Forza Italia, Domenico Capaldo per CEL, Alberto Giandomenico con la lista Sovranità, Alessandro Lucci, ex consigliere con la lista SBIC, Sulmona, bene in comune, Bruno Di Masci con Forza Sulmona, Sulmona Unione di Centro, la Sulmona che vogliamo, Sulmona Oltre i Ponti, Sulmona Viva, Sulmona Città Territorio, Bruno Di Masci, sindaco, il popolo di Sulmona, Anna Maria Casini con Adesso Sulmona, Sulmona al Centro, Alleanza per Sulmona, Obiettivo 2026 e Movimento Democratico e Avanti Sulmona. E anche la nostra emittente seguirà ovviamente domani le elezioni, questa tornata amministrativa importante in diversi centri d'Abruzzo, e ci sarà una lunga diretta elettorale a partire dalle 23:30, a seguire proprio invece diretta stadio l'appuntamento che con Andrea Costantini servirà per seguire invece la partita di finale playoff tra Pescara e Trapani. Al termine dunque questa lunga diretta elettorale per buona parte della notte, con in studio Alfredo Primante e Jacopo Forcella. Lasciamo il capitolo riguardante le elezioni, andiamo a Teramo perché a poche ore dall'annuncio della nuova giunta arrivano i primi commenti sulle scelte effettuate dal sindaco Brucchi, tra conferme e sorprese. Al centro per Teramo e il consigliere di Fratelli d'Italia Raimondo Micheli, che restano fuori. Vediamo il servizio di Elisa Leuzzo. Il Brucchi Ter nasce con 3 nuovi assessori e una maggioranza di governo più forte in consiglio comunale. Al netto dell'uscita della lista civica al centro per Teramo e di Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale, infatti, i consiglieri che lo sostengono passano da 17 a 18, con l'ingresso dell'ex Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale, Mimmo Sbraccia. Il nuovo corso dell'amministrazione comunale, pertanto, nasce senza al centro per Teramo la lista civica che fa capo a Mauro Di Dalmazio, che in poche righe chiude la trattativa ritenendo che non ci siano le ragioni e le condizioni sostanziali, al di là di una parziale, formale e apparente condivisione di alcuni temi, per un rientro organico in maggioranza. Sulla stessa posizione si ritrova Raimondo Micheli, il consigliere di Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale, conferma le perplessità su quanto emerso dal tavolo politico e chiarisce che seguirà lo stesso atteggiamento tenuto negli ultimi 9 mesi, verificando volta per volta la condivisibilità degli atti dell'amministrazione. Non credo che ci sia una condivisione di tutte le forze, credo che qualche forza politica non ha pienamente digerito e condiviso un po' quello che il sindaco ha voluto realizzare. Io resto della mia posizione, sono nella posizione di valutare di volta in volta i provvedimenti che verranno portati in consiglio. È mancato qualcosa che avrebbe voluto vedere? Sì, sì. A volte il politico fa fatica a pensare che il programma deve essere pluriennale e pensare anche a ciò che potrà accadere fra 2, 3, 4, 5 anni. Avrei gradito più coraggio non nel tirar fuori nomi o assessori, ma nel cercare un progetto di rilancio vero e proprio per questa città. Già nella giornata di ieri, a poche ore dall'annuncio della nuova giunta, arrivano i primi commenti sulle scelte effettuate dal sindaco Brucchi. In primis il messaggio ironico su Facebook dell'ex assessore gattiano Rudy Di Stefano, che paragona il sindaco all'allenatore Canà, interpretato nella celebre pellicola L'allenatore nel pallone da Lino Banfi. Un post dove l'ex assessore scrive: «Il problema che mi ha spinto a dimettermi rimane. Anche una buona squadra, finché allenata da Oronzo Canà, dovrà accontentarsi di lottare per non retrocedere. Non chiedetemi perché i primi 5 anni si giocava meglio. Semplice, la formazione e lo schema di gioco era prerogativa della società. Tornerò in campo insieme a Mourinho non appena viene lasciata libera la panchina». Ed ancora l'ex consigliere comunale del Partito Democratico Manola Di Pasquale, ora alla presidenza dell'IZS, che definisce i consiglieri comunali e assessori semplici pedine sulla scacchiera del sindaco, chiedendosi come mai l'assessore Piero Romanelli, attento e scrupoloso, sia stato sostituito. Diversi invece gli attestati di stima alla new entry Marco Chiarini, a cui vanno gli auguri di buon lavoro da parte di tanti cittadini.
Noi restiamo a Teramo per parlare di un'iniziativa sicuramente lodevole che riguarda Marco Pannella, leader radicale scomparso alcuni giorni fa, perché i componenti di giuria e organizzatori del Premio Internazionale della Fotografia Cinematografica Gianni Di Venanzo hanno infatti deciso di istituire un premio intitolandolo alla memoria di Marco Pannella, il leader radicale. La decisione è stata presa a Roma ieri presso la Casa del Cinema Marcello Mastroianni di Villa Borghese, dove si è riunita la giuria della 29ª edizione del premio per stabilire le terne da cui saranno individuati i vincitori delle 4 categorie a cui assegnare l'esposimetro d'oro nella cerimonia che si svolgerà come sempre a Teramo nel prossimo autunno. Alla riunione, oltre ai componenti della giuria, hanno infatti partecipato in qualità di supervisori anche i rappresentanti di Teramo Nostra, organizzatrice della manifestazione. Il 13 settembre del 2015 Marco Pannella era stato ospite del Premio Di Venanzo partecipando al concerto della Lexan Group di Santino Spinelli all'interno del Teatro Romano di Teramo. In quell'occasione Pannella conferì alla memoria del magistrato Guido Di Nanna il premio Integrazione e Solidarietà Stefano Bandini. E proseguiamo con il nostro giornale. Giustizia, legalità e democrazia, questi temi del convegno che si è svolto questa mattina presso l'Aula Magna del Liceo Classico D'Annunzio di Pescara, alla presenza delle massime cariche della magistratura e dei rappresentanti degli Atenei abruzzesi. Si continua a parlare di legalità e si continua a parlare all'interno degli istituti scolastici. Si parla ai giovani per cercare di spiegare quella che è poi la radice della legalità. I giovani vanno avvicinati e soprattutto bisogna saldare la credenza di cosa? Da oggi saranno più consapevoli del fatto che è bene che loro si interessino della cosa comune, del bene comune, perché da questo dipende molto del loro futuro, oltre che dal grande impegno che loro profonderanno nello studio. Quindi questa è una giornata importante, anche per me molto utile e molto significativa. Parlare ai giovani di legalità, ci deve essere un particolare modo di coinvolgere un giovane, perché molto spesso si sente lontano dall'istituzione, lontano dalla vita pubblica, e allora in questa giornata si ricorda anche quella che è la radice. Assolutamente, si ricorda soprattutto ad un giovane che la democrazia che stiamo cercando di definire, cercando di migliorare, si basa su un suo apporto attivo. Non è più sufficiente solo rispettare il sistema normativo, non è più sufficiente aspettare che lo Stato o altre forme di intervento statale possano in qualche modo sopperire e ridurre i bisogni sociali emergenti. È necessario che il singolo cittadino evolva verso una forma di democrazia matura che vede al primo punto la piena realizzazione dell'articolo 2 della Costituzione, che riconosce i diritti inviolabili del cittadino, ma soprattutto richiede l'adempimento di doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Credo che bisognerà dare corpo insieme a tutti a questo articolo. Cambiamo ancora pagina, parliamo di sanità, la depurazione extracorporea in UTI, un amore controverso fra nefrologi e rianimatori, questo il titolo del convegno che si terrà a Teramo il 10 giugno presso l'ospedale Mazzini. Qual è l'obiettivo del convegno? Allora, l'obiettivo di questo convegno, congiunto con la nefrologia, con l'unità operativa di nefrologia, è quello di fare il punto e di creare i presupposti per un miglioramento dei trattamenti che facciamo nei nostri pazienti, i quali sono pazienti estremamente delicati, perché i pazienti che arrivano soprattutto in ambito cardiochirurgico sono dei pazienti che si portano dietro una serie di patologie che sono legate alla loro patologia di base e che possono essere esacerbati proprio dalla tecnica estremamente complessa degli interventi cardiochirurgici. Il titolo del convegno è Un amore controverso, perché? Beh, perché è un confronto, incontro tra diversi specialisti. E spesso l'amore, come lei ben sa, qualche volta è controverso, però è sempre finalizzato ad un risultato e ad un obiettivo comune, che è quello, il miglior trattamento per il malato.
oltre al programma del convegno, l'importanza di questo convegno? Il convegno è importante perché è anche il coronamento di 18 anni di collaborazione stretta con i rianimatori, che al di là di quelle che abbiamo detto prima dell'amore controverso, è stata una collaborazione attiva, fattiva, che nel corso degli anni ci ha portato ad implementare le metodiche di sostituzione della funzione renale in pazienti che, come ha detto prima il dottor Taraschi, sono pazienti comorbidi con gravi problematiche. Per questo troverà nel programma l'intervento degli infettivologi, degli internisti e di tutte le professionalità coinvolte nella gestione di pazienti ad alto rischio ed estremamente complessi. E parliamo ora di eventi. Entra nel vivo infatti il progetto Il Gran Sasso e la Laguna. Dal prossimo 1 luglio per gli studenti dell'Istituto Alberghiero di Poparozzi di Teramo si svolgeranno dei tirocini formativi nel prestigioso circuito alberghiero veneziano. Entra nel vivo il progetto Il Gran Sasso e la Laguna, gemellaggio culturale ed enogastronomico tra Crognaleto e Venezia, diventate sorelle del gusto. Per gli studenti dell'Istituto Alberghiero di Poppa di Teramo prendono ora il via i tirocini formativi nel prestigioso circuito alberghiero veneziano, con le 400 strutture ricettive riunite nell'Associazione Veneziana Albergatori, pronte ad accogliere i ragazzi per i progetti di alternanza scuola-lavoro nel corso dell'estate 2016. Abbiamo voluto sancire questo patto forte, che è un patto del lavoro. Sono moltissimi gli abruzzesi che sono titolari d'hotel, una tradizione notevole. Quindi abbiamo pensato che i giovani degli istituti alberghieri potessero fare uno stage presso i nostri alberghi. È un grande progetto che parte da Crognaleto, che ha visto la partecipazione della Regione Abruzzo, della provincia di Teramo, dell'Istituto di Poppa, del BIM, il Consorzio Imbifero Montano, e poi della città di Venezia. Il 1 luglio parte la prima tranche di ragazzi che vanno a fare lo stage nei migliori alberghi veneziani, portando la loro esperienza e sperando che portino a casa il risultato che tutti auspichiamo, cioè una nuova voglia imprenditoriale che la città di Venezia sicuramente insegnerà ai nostri ragazzi. Dal 1 al 21 luglio una ventina di ragazzi con i loro tutor partiranno per questa avventura bellissima, perché chiaramente è una città che accoglie tantissimi turisti e l'Associazione Veneziana Albergatori è la seconda in Italia. Che esperienza vi aspettate a Venezia? Noi ci aspettiamo una bellissima esperienza, perché andremo ad applicare le nostre conoscenze di ciò che studiamo a scuola, e ringraziamo i nostri professori, la nostra preside che ci permetterà di fare appunto questa esperienza, e siamo sicuri che cresceremo sotto qualsiasi aspetto. Entusiasta? Sì, abbastanza. Tu? Anche. E apriamo la pagina sportiva con il calcio, playoff di Serie B. Domani sera alle 20:30 allo stadio Adriatico Giovanni Cornacchia si giocherà la gara di andata tra Pescara e Trapani, sold out già da ieri, con lo stadio, l'impianto di Via Pepe esaurito in ogni ordine di posti, quasi 21.000 spettatori, 700 i tifosi che giungeranno dalla Sicilia. Nel Pescara non ci sono grossi problemi di formazione, l'unico dubbio riguarda il recupero di Dario Zupari, alle prese con un problema muscolare, tornato a disposizione del tecnico Massimo Oddo Memusciai dopo l'amichevole giocata ieri sera dall'Albania. Il giocatore del Pescara è sceso in campo nel secondo tempo. Per quanto riguarda invece il Trapani, è stato convocato l'attaccante Petkovic, che però non è al meglio della condizione. Andiamo a vedere dunque il servizio su questa sfida. Sold out come ampiamente previsto, in poche ore sono andati letteralmente a ruba in riva all'Adriatico i quasi 21.000 tagliandi disponibili per la gara di domani sera con il Trapani, un record considerando che la prevendita era iniziata giovedì scorso alle 12. Per soddisfare le migliaia di richieste arrivate anche dopo il tutto esaurito, non sarebbe forse bastato neanche un impianto da 35.000 posti. Il conto alla rovescia è già iniziato, merito di Massimo Oddo e dei suoi ragazzi capaci a suon di gol ed entusiasmanti prestazioni di risvegliare un entusiasmo ancora maggiore. Pescara e l'Abruzzo hanno risposto presente, così come in passato. Ora la palla passa al campo, con il Delfino chiamato a confermare il suo stato di forma eccellente. Nel quartier generale del Poggio degli Ulivi, biancazzurri con il morale alto stanno ultimando la preparazione, mettendo a punto moduli e schemi in vista di gara 1.
Fra i biancazzurri l'unico dubbio riguarda la convocazione di Dario Zuparic alle prese con un piccolo problema muscolare. Rispetto alla gara con il Novara tornerà a disposizione Capitan Memushai, che ha lasciato il ritiro dell'Albania per unirsi ai compagni. Per il resto, eccezion fatta per i lungodegenti Coda e Mandragora, saranno tutti a disposizione. Fra i siciliani Pektovic è in dubbio. Il Pescara dopo Marco Baroni ritroverà così sulla sua strada un altro ex. Serse Cosmi è stato anche allenatore di Massimo Oddo quando era sulla panchina del Lecce nella stagione 2011-2012. Quella di domani sera sarà la terza sfida stagionale fra Pescara e Trapani. In Sicilia ad inizio stagione i biancazzurri vinsero nettamente per 3-0. Nel ritorno furono invece gli isolani a prevalere per 2-1. Anche la stagione scorsa l'impianto trapanese portò bene al Pescara, che si aggiudicò la gara con un sonante 4-2 grazie ad una doppietta di Cristian Pasquato e reti di Bjarnason e Politano. A Pescara invece, nella prima giornata di andata, la partita si chiuse senza reti. Due stagioni fa a Trapani finì 2-2, mentre nel match in terra d'Abruzzo i Granata si imposero di misura con una rete di Gambino. A Trapani il Delfino nelle ultime stagioni ha comunque sempre fatto risultato. Tornando alla gara di domani sera per il Pescara, considerando il peggior piazzamento nella stagione regolare, sarebbe importante iniziare con il piede giusto nel catino bollente dell'Adriatico. Una vittoria sarebbe fondamentale in vista del match di ritorno in programma giovedì 9 giugno al Provinciale. Prevista anche una particolare cerimonia pre-gara con 22 ragazzi al centro del campo con le maglie delle 22 squadre che hanno disputato il campionato di Serie B, e poi prima del match l'inno di Mameli, che sarà cantato dal piccolo coro dell'Antoniano. Ma quella di oggi è la giornata del Lanciano. Questa sera alle 20:30 si gioca infatti la gara di andata dei play-out con la Salernitana. Quasi tutto esaurito al Guido Biondi. Rossoneri che dovranno fare a meno degli squalificati Giandonato, Ferrari e Di Francesco. Vediamo. Ma è abbastanza serena, perché guardando i ragazzi come si sono allenati, da questo punto di vista sono veramente molto sereno. È chiaro che sono due partite importanti e determinanti al tempo stesso, quindi non dico che ci sia tensione, però molta, molta aspettativa anche da parte nostra. Più che l'aspetto tattico, in queste due partite prevedo sinceramente che si possano decidere sotto l'aspetto mentale, perché è fuori discussione che chi starà meglio in campo otterrà il miglior risultato, però io queste due partite le vedo veramente completamente diverse da quelle che possono essere due partite normali, dove sicuramente non bisognerà sbagliare nulla, dove bisognerà giocare palla su palla, ma la squadra che sarà mentalmente pronta o mentalmente più avanti dell'altra sicuramente avrà dei grossissimi vantaggi. Errori se ne possono commettere diversi se non si entra con l'atteggiamento giusto in campo. Diciamo che questa è la prima cosa. In queste due partite, come dicevo prima, bisognerà farne quanto meno possibili e pensare veramente che saranno due partite dove bisognerà giocare minuto per minuto, senza pensare assolutamente ad altro, giocare palla su palla e chiaramente non cercare di scoprirsi, cercare di alla squadra avversaria di dare il meno possibile. A proposito di Lanciano Salernitana, vi ricordo questa sera l'appuntamento con Diretta Stadio con Andrea Costantini in studio, Jacopo Forcella al Guido Biondi per seguire proprio in diretta la partita con i collegamenti dall'impianto lancianese e poi il 91esimo con le interviste. E proprio con Jacopo Forcella parliamo del Teramo. Dopo la presentazione del tecnico Zauli ha parlato il direttore sportivo Fabio Lupo. Le motivazioni saranno alla base di ogni scelta di questa società, sono le basi, la base della mia scelta di venire qua da parte del Presidente, di prendere me, alla base della scelta anche di Lamberto Zauli, il quale è arrivato qui e si è manifestato subito con grande entusiasmo verso questo tipo di avventura. Ci ha conquistato questo,
ci ha conquistato anche il suo percorso di allenatore, perché comunque è un allenatore che sta sviluppando una carriera, quindi ha una giusta, esperienza, ma anche allo stesso tempo le giuste motivazioni per migliorare, per ambire a qualcosa di importante. E questo, tutto ciò ci è stato manifestato da Lamberto fin dalle prime battute iniziali con le quali lui si è presentato. Ci è piaciuto sotto l'aspetto tecnico la sua anche interpretazione del gioco, nel senso che le sue squadre, ed in particolare il Sant'Arcangelo l'anno scorso, sono sempre state squadre che hanno amato giocare al calcio, ma sempre con duttilità, sempre con il buon senso tattico che deve caratterizzare, secondo me, secondo noi, qualsiasi tipo di allenatore. Queste sono tutte motivazioni che hanno portato alla scelta di Lamberto Zauri, che, ripeto, ma principalmente ci ha conquistato per il suo entusiasmo, per come ha accolto la nostra chiamata, per come si è mostrato disponibile. Siamo alla pallacanestro, una serata no quella in cui è incappata ieri sera l'Amatori Pescara, battuta al Pala Elettra dal Montegranaro per 65-51. Marchigiani di nuovo in vantaggio nella serie di questa finalissima playoff per 2-1. L'Amatori è scesa in campo molto contratta, sbagliando tanto in attacco e pagando il problema di falli sin dalle prime battute. Montegranaro ha fatto invece valere la sua maggiore fisicità e la buona serata al tiro di Ditrani e Diomede. Lunedì sera gara 4 con obbligo di vittoria per la squadra di coach Salvemini per rinviare il verdetto all'eventuale gara 5 in programma a Montegranaro mercoledì prossimo. E questa era l'ultima notizia per quanto concerne la prima edizione del TG6. Vi ricordo la seconda come sempre alle 19. Grazie e buon proseguimento di giornata a tutti.